Subhanallah, molto spesso noi ci perdiamo in un bicchiere d'acqua. Molti di noi hanno anche l'autostima sotto i piedi. Questo perché basiamo l'autostima, la nostra autostima su questioni sbagliate come l'estetica, la produttività, come ci vedono gli altri, eccetera, eccetera. Invece noi dobbiamo trarre la nostra autostima dal valore che Dio ci ha dato. Ci ha creati come Khalifa fil-ard, ci ha creati come suoi servitori, ci ha dato una missione, ci ha dato le caratteristiche per portarla a termine, tra cui la mente. E ha fatto prosternare gli angeli all'essere umano come dimostrazione di consegna della bandiera della Khilafah della Terra. Quindi, subhanallah, cioè, dobbiamo smetterla di cercare l'autostima da fonti che sono fragili. Noi dobbiamo cercare la nostra autostima da quello che Allah subhanahu wa ta'ala ci ha dato, dal fatto che Allah ci ha creati con una missione, ci ha dato le caratteristiche per poter fare il nostro ruolo generale di Khalifa e il nostro ruolo individuale di singola persona. Quindi ognuno di noi ha questo ruolo generale. Poi ognuno di noi non è che siamo tutti uguali a livello di intelligenza, cioè l'intelligenza emotiva, creativa, quella artistica, quella analitica, eccetera, eccetera. Per cui ognuno di noi ha una combinazione peculiare di intelligenze e caratteristiche. Però dobbiamo sapere che ognuno di noi è stato creato per compiere in un modo specifico la sua funzione di khalifa nel mondo.